con me ci sono Davide Tropeano e Nurbu Salman, che hanno preso parte a due progetti quest'estate, nell'estate 2022, ma lascerei a questo punto spazio a voi per raccontarci chi siete e che cosa studiate e come avete conosciuto la Rural Mobility, come mai avete deciso di partecipare a questo progetto. If it's not clear, I can translate. Ok, sarà parzialmente in inglese il nostro incontro di adesso. Allora Davide, chi sei, cosa studi e come mai hai deciso di prendere parte a questo progetto? Allora, buongiorno a tutti, io sono Davide Tropeano, ho 25 anni e sono studente presso il corso magistrale di Scienze Storiche qua a Torino, ma sono venuto in contatto con la realtà della Rural Mobility banalmente perché faccio parte di Unito, e tra i progetti che erano attivi nella Rural Mobility c'era proprio il progetto Piemonte Metromontano che si svolgeva a Biella. E io sono di Biella e quindi mi è sembrata un'ottima possibilità per conoscere il mio territorio e di applicare le mie conoscenze a servizio di un territorio montano, rurale. Certo. Nur, tell a little bit who you are, what you study and how you met the UNITA Rural Mobility. Okay, hello everyone. My name is Nur, I'm 24 years old, I come from Lebanon, and I study a master's degree in area and global studies for international cooperation in UNITO. So I discovered UNITA through their office at UNITO, and they opened this program for rural mobility. And it was very interesting because it was inside of Italy, but it was at the same time rural. And I wanted to practice more Italian and to get to know Italy more because I live here. So I thought I'd apply, and yeah. Okay, so you took part to this project in two different places, as we said. Describe a little bit this experience from the point of view of where you attended to this project, because we have to explain what does rural mean, why it is rural. Davide. Okay, allora, come ho già anticipato, io ho partecipato all'esperienza di Rural Mobility a Biella, anche se in realtà l'oggetto di analisi era il biellese come territorio, quindi ho fatto un'esperienza diffusa come territorio. Infatti il nome del progetto è Piemonte Metromontano, che è questo neologismo che ha nel suo insieme la parola metropoli e montagna, in un rapporto di collaborazione, non di separazione, quindi è una realtà veramente molto particolare, per cui è stata un'esperienza anche particolare di internship, di tirocinio, proprio per la realtà diffusa e per la realtà diversa, possibilità di esperienza. Invece Nur ha seguito un progetto che si svolgeva nella provincia di Cuneo. Esattamente dove? Where exactly? It is in Litana. It was in Borgata Paralù, which is a refuge. It is managed by and it was recovered by Fondazione Nuto Ravelli. So it has been recovered after the city was depopulated for many years, Ritana. Now it has a few thousand people, and Borgata Paralù has become a space for the public to experience two memories. To witness two memories, the memory of rural mountain life and the memory of resistance, because Fondazione Nuto Ravelli has created this place with a museum, with a biblioteca, with many areas, also with the touristic part of it, for the people to understand the historical and the political part of it, and also the mountain life, because it is extremely rural. Effettivamente, che cosa avete fatto in questo scambio, in questa esperienza di Rural Mobility? Cioè, che tipo di attività si svolgono? Which are the activities that you attended to and what did you do exactly? Allora, la prima parte del progetto Piemonte Metromontano si è svolto a luglio e aveva un po' come focus l'economia agropastorale, la vocazione agropastorale di una specifica realtà del biellese che è la Valle Elbo, mentre la seconda parte che si sta svolgendo in questi giorni è più verso la vocazione industriale. E quindi abbiamo cercato, tra l'altro, sia di
approfondire questo rapporto tra la montagna e la città, sia visitando le realtà cittadine come le varie fondazioni culturali e anche realtà accademiche come per esempio la realtà di Città Studi, ma anche andando fisicamente in piccole realtà produttive come un alpeggio o un'azienda agricola, a veramente a mettere le mani su e anche a conoscere effettivamente i problemi che queste realtà a loro volta periferiche rispetto alla periferia veramente devono interfacciarsi ogni giorno. Questo è. Grazie. Okay, so in Borgata Paralu there were many projects. I personally took part in 3 projects. One of them was the Notre Valley Biblioteca, which is taking care of the biblioteca, inventorizing it, cataloging the books and so on. Another project was the Notre Valley Museum of Days, which was about digitalizing the museum because it is originally a digital museum, but it needed digitalizing within the logistics, within the payment methods, within the donations and stuff like that. And the third project was Migrantur, which is an Erasmus Plus funded project. It is about the stories of women migrants in Italy, and it is about a trail around Borgata Paralu, so in Grittana, in the mountains, a rural trail in which we go on hikes and they tell their stories to other people, stories about how they migrated and their lives in Italy, how they managed to integrate in Italy. And other than that, there were many sessions and activities that were for all the participants, like the intercomprehension sessions, and they were about the different Roman languages and how we can understand them by talking at least one. And we also had brainstorming sessions with CEOs from different companies managing IT solutions and museum management and different other stuff. So actually the range of activities is really wide. Yes, and really diverse. They are really different one from another. What did this experience leave to you personally? Personalmente è stata un'esperienza veramente illuminante e mi rendo conto che il mio punto di vista è molto privilegiato e anche abbastanza particolare perché appunto ho fatto un'esperienza di rural mobility in realtà a pochissimi chilometri da casa. E molto spesso quando si parla di rural mobility, di mobilità, si pensa a progetti che ti portano in grandi realtà cittadine, metropolitane, dove appunto una persona ci va per conoscere anche altri posti e altre persone con differenti anche background culturali, accademici. E banalmente a me è successa esattamente questa cosa nella mia piccola realtà del Biellese, alla trappa di Sordevolo, che appunto è il luogo dove si è principalmente svolto, dove ho potuto veramente conoscere tre ragazzi, tre studenti esattamente come me, con differenti background accademici, proprio a pochissimi chilometri da casa. Questa è stata veramente una bellissima esperienza che mi porterò sempre. Ok. In my case, it definitely left me with a lot of knowledge about the political history of Italy, about the regulations from a legal point of view in Italy, how to manage, how to work in the social businesses in Italy, and also with a lot of skills that I will hopefully be able to utilize in my future career, because in Borgata Paralu specifically, we had a very wide range of freedom, so wide margin of freedom, so we were responsible for our work, for our activities, for our assignments. So we were actually, it was like a simulation of a real work environment. We were working in specific times, and so I guess it gave me the skills of responsibility, it gave me the skills of real work, and also it gave me friendships that I will hold with me forever. That's great. In terms of the best memories that you will bring forever with you, we are talking about friendship. Is there anything else that you will bring you as, I don't know, which is the best memory, the best experience that you had during these days? Also a funny moment, I don't know, something that really made you think, okay,
That's great. Sì. I will never forget that. Sicuramente l'aspetto dell'amicizia sociale è stato molto importante, ma per me è stata una cosa indimenticabile il fatto di poter svestire anche i panni dello studente accademico e di mettere a disposizione le proprie capacità anche in altri ambiti che di solito sono contemplati, specie da un percorso di studio umanistico come il mio, e di appunto è un'esperienza che consiglierò appunto a tutti, proprio perché il fatto anche di visitare anche tante realtà in altri contesti completamente, insomma, campi diversi, sarà la cosa migliore dal punto di vista. Per esempio, l'altro giorno siamo andati a trovare i vostri compagni che stanno seguendo l'esperienza in questo momento, e c'era una ragazza che ci raccontava che una cosa che l'ha colpita molto è stata mungere le mucche. Per cui mungere le mucche per lei è stata l'esperienza che più la, come dire, le ha cambiato un po' la prospettiva, e insomma è stata qualcosa di veramente inaspettato. C'è stato qualcosa di altrettanto inaspettato, un evento inaspettato anche nella tua esperienza, o è stata in generale proprio un'esperienza fulminante? Sì, effettivamente anch'io ho avuto l'esperienza di andare a pulire una stalla e anche a fare fisicamente il formaggio, che appunto uno studente di storia mai non gli verrebbe mai in mente di farlo, e effettivamente sì, anche questo è stato abbastanza toccante come, e che a volte veramente mi ha riportato anche molto, diciamo, i piedi a volte ben ferrati sulla realtà e sul territorio. Sì. Certo, cioè conoscere la realtà significa forse conoscere proprio tutti i processi, compresi, come dire, quelli che a volte diamo per scontati. What about you? So for me, I remember one night we went, all of us, the participants, we went stargazing on a very high point of the mountain that we were. And it was a very clear night and very beautiful memory, because as I was saying, when you apply to this project, the first idea, the first focus that you have is the educational or the practical value of it. And this is very important. But to me, these friendships that you make and the memories that you take with you, they stay with you forever. And this is just as much as valuable. Grazie, grazie ragazzi. A questo punto, l'ultima domanda, the last question. Voi suggerireste questa esperienza? Se sì, perché? E se no, perché? Allora, sicuramente l'esperienza la consiglio assolutamente, perché già la stessa mission di questo progetto ha proprio il suo perché. Perché la Rural Mobility permette appunto di andare a scoprire, e nel mio caso anche riscoprire, alcuni territori che sono periferici, ma sempre dal punto di vista di chi lo guarda, quindi la periferia rispetto alla città, quasi come a depotenziare il proprio valore. Quindi consiglio proprio di andare fisicamente in questi posti, perché sono posti veramente che hanno molto da offrire, e soprattutto hanno delle orecchie che devono essere sia intervistate, ma soprattutto anche essere ascoltate. I would definitely recommend it to other students, because it's a great experience. You go for 3 weeks or a month, you just live freely, you get to know new people from different parts of the world, you better understand their perspectives, you get to know yourself more, you find out what you're good at, what you're not good at, what you need, what you want to continue with your life, because it's like a preparation for after graduation. So it's a great experience, and you know, everyone was so nice and so welcoming and so understanding. So yes, definitely I would recommend it.